gara in notturna sotto un bel cielo sereno da seguire in diretta sulle frequenze di eSports. Pierluigi Pardo vi saluta, vi invita a rimanere in compagnia mia e di Lele Adani. Match che mette in palio i primi tre punti della stagione di UEFA Champions League, fondamentale partire bene. Di scena Barcellona e Porto. Un saluto a te, Pier, e ai nostri amici all'ascolto, eh. Ragazzi, questo match è interessante per tanti motivi. È vietato sbagliare perché c'è posto solo per una nella prossima fase. Vedremo se sarà la formazione di casa ad aggiudicarsi questo confronto, perché questo dicono i pronostici. Però c'è anche la squadra ospite che può ribaltare il pronostico e strappare la qualificazione. Il primo pallone del match è gestito dal Barcellona. L'11 di partenza del Barça, queste le scelte. Ter Stegen tra i pali, dietro partono con Koundé, con Iñigo Martínez. Gundogan insieme a Frankie de Jong come centrocampisti centrali. Davanti la fisicità. Che occasione, deve approfittarne? Intervento comodo del portiere. Gundogan. Il tocco per de Jong. C'è spazio sulla fascia. Sceglie la corsia centrale. Lewandowski! Intervento super! Da pochi passi il portiere ha salvato tutto. Che riflesso pazzesco! L'avevo vista già dentro io. Occhio al corner. Palla spazzata via. Gundogan. Cross per Lewandowski. Possono respirare. Riflettori puntati su Lewandowski, una che sa fare gol e sa anche vincere le partite. È un finalizzatore nato, Pier. Il gol è parte del suo DNA. Basta concedergli un metro e ti punisce, perché l'istinto lo porta a trovare sempre la posizione migliore per battere a rete. Taremi. Tentativo sventato senza problemi dal portiere. Lewandowski. Recuperano palla in zona d'attacco. Cerca la porta. Tiro potente, qui mancano solo un po' di precisione per infilarsi sotto la traversa. Nuovo pallone per il Porto. Palla regalata agli avversari. Arbitro che ferma tutto. Punizione per il Porto. Lewandowski. Ecco João Félix. Apre su Rafinha. Sale la bandierina, è fuori gioco. Possesso sprecato. De Jong. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Ottima la parata qui. Corner in area. Risolve una situazione complessa. Sicuro qui l'intervento del portiere. Può andare in porta qui. Portiere costretto a intervenire qui. Corner battuto in mezzo. L'uscita sicura del portiere, nessun problema per lui. Portiere ha sbagliato il rinvio, palla intercettata.
Palla che è uscita, si ripartirà con la rimessa laterale. Possono passare in vantaggio. Grande intervento del portiere. Palla verso il centro dell'area. La butta via in avanti. Si alza la bandierina, tutto fermo, fuori gioco. Conclusione tutt'altro che irresistibile, Pier, per usare un eufemismo ovviamente. Perché la palla sembrava destinata a finire la sua corsa ben lontana dai pali. Occhio all'errore del portiere. Taremi, c'è campo per lui. Ter Stegen, attenzione, palla ancora in gioco. E il pallone va dentro nonostante la prima grande risposta del portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. La fascia è scoperta e può avanzare. Capisce tutto e ferma l'azione. Il Porto prova a sfruttare le corsie laterali. La gira su Taremi. Era un bel tiro nelle intenzioni, ma è finito alto sulla traversa. Lewandowski. Innesca João Félix. Entrata perfetta, palla in out, sarà rimessa con le mani. Oriol Romeu. Dialoga con Rafinha. Occhio a Lewandowski. Fattore campo fin qui rispettato in questa prima parte di match. Squadra di casa avanti a poco dall'intervallo. Sono avanti. Questa è una gran palla, Pierre. L'ha colpita troppo sotto, qui palla sopra la traversa. Anche perché da quella posizione ci vuole una grande sensibilità per tentare una giocata del genere. Lewandowski. Brutta gestione di João Félix. Pepe. Galeno. Servito Evan Nilsson. Grande intervento difensivo. Si beve il marcatore qui. Continua ad avanzare. Un minuto, questa è l'entità del recupero. C'è spazio per il contropiede. Prova a correre lateralmente il Barcellona. Potrebbe trovare il pari. La parata del portiere qui. Corner importante. Potrebbero pareggiare i conti se lo sfruttano a dovere. I tifosi capiscono il momento e aumentano il numero dei decibel. Lewandowski. Rafinha. E finisce così la prima frazione di gara. Comincia il secondo tempo, Porto fin qui avanti di una rete. Tutto facile per Ter Stegen. Lewandowski. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Palla in out, sarà rimessa laterale. Lewandowski. Guadagna metri il giocatore del Porto. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Occhio alla ripartenza. Bravo il portiere che salva la sua porta. La calcia in profondità.
risolve la questione. Facile qui l'intervento del portiere. João Félix. Possono ripartire in contropiede. Norma del vantaggio, possesso Barça. Interviene l'arbitro e sanziona l'intervento precedente. Ha provato a capire se ci fosse il vantaggio e invece è punizione. Occhio a Lewandowski. La mette lunga sul palo lontano. Il portiere, poi il palo. Sembra che non ce la faccia. Palla riconquistata dalla squadra avversaria. Può andare in porta. E c'è il pareggio del Barça. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questo caso. Situazione di 2 contro 1 per cui permesso di infilare il portiere. È lasciato troppo solo nella circostanza. Il mister non è andato in gabbia, non gli è andato giù per nulla il gol del pareggio. Siamo di nuovo in parità grazie al gol del 1-1. Ottimo tempismo, interrompe la manovra avversaria. Procede senza disturbo. Hanno mantenuto il sangue freddo, hanno recuperato bene il pallone. Possibilità per il contropiede. Evan Nilsson. Si fa portare via il pallone. Ecco De Jong. L'appoggio su Gundogan. Galeno. Prosegue qui dell'avanzata. Ferma un'azione pericolosa qui. Recuperano palla. Varagna metri. Si salvano, qui gli è andata bene. Rafinha. Tentativo di pressing. Arriva il momento del cambio. Lewandowski. Attenzione, pericolo! Miracolo del portiere che salva un gol che sembrava già fatto. Non ci credo, Pier. Intervento ma davvero straordinario. Crossa nel mezzo. Intervento provvidenziale, recupera palla e evita guai. Fischia l'arbitro per una posizione irregolare. Ha avuto troppa fretta di avventarsi sul passaggio, Pier, e ha capito di essere in fuorigioco quando ormai era troppo tardi per rientrare. Attenzione a Gundogan. Apre su Rafinha. Vuole il tocco per Lewandowski. Pepe allontana. Tutto solo João Félix. Cross innocuo, facile per il portiere. Tentativo di mettere pressione. Perde palla João Félix. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Testa alta, prova il cross. Spazzano senza problemi. Hanno spazio per ripartire. Attenzione, qui devono recuperare, c'è il contropiede. Cross in mezzo. Si fa scippare il pallone. 85 minuti giocati, parità. Le due squadre a caccia del lampo vincente. Non si accontentano del pari, vogliono vincerla.
traversone nel mezzo, azione che non porta a nulla. La gira su Taremi, prova tiro che non crea problemi al portiere. Lewandowski, l'arbitro concede 2 minuti di recupero. Rafinha, la gira su João Félix, finiscono i 90 minuti con risultato di parità. Primo tempo supplementare che ha avuto inizio, molta curiosità per capire chi avrà più benzina da spendere. Grujic, Taremi, la gira su Taremi, se l'è bevuto. Ottima la parata qui. Palla verso il centro dell'area. Bene qui l'estremo difensore, blocca il tiro. Rafinha. L'appoggio su Gündogan. Prova Lewandowski. Ci sono metri a disposizione. C'è il cross per De Jong. Allontana questo pallone. Rafinha. Lewandowski. Grande parata su questa conclusione. Occhio al tocco in mezzo. Allontanano il pericolo. Risolve problemi, grande intervento. Avanza, palla al piede. Subito smentiti, sfuma l'azione. Galeno. La mette in mezzo. Ter Stegen la respinta, palla ancora viva. Può essere pericoloso. Super parata qui. Corner battuto in mezzo. Traversa, pallone che torna in campo. E c'è l'autogol. Giusto a segnare il gol, la palla ha varcato completamente la linea di porta, anche se era davvero difficile accorgersene a velocità normale. La Goal Line Technology ha tolto ogni dubbio. Respinge qui il tiro. Sostituzione nel porto. Possibilità per il Dragoes dalla bandierina. Sono già avanti di un gol sugli avversari. Finisce così il primo tempo supplementare. Secondo tempo supplementare che ha avuto inizio, altri 15 minuti. Continua ad avanzare. Rafinha perde il controllo della sfera. Si affacciano nella tre quarti. Attenzione al tiro. C'è la respinta ma non è finita.
Azione che finisce qui. Lewandowski. Barça che vuole a tutti i costi il pareggio in questo finale. Tentativo che finisce fra le braccia del portiere. Galeno. Può avanzare. La mette sul primo palo. Era un bel cross, ma non sono arrivati sul pallone. Lewandowski. C'è spazio per la ripartenza. Recupera palla al Barça e prova una nuova offensiva a caccia del pari, trascinato dal tifo del proprio pubblico. La mette in mezzo. Traiettoria troppo sul portiere che può controllare. Occhio a Lewandowski. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Ed eccolo, il gol del pareggio, sembrava finita. Per chi se lo fosse perso, ecco il replay del gol. Si è fatto beffe del proprio marcatore Lewandowski nell'occasione. Un gol facile quindi per Lewandowski, conclusione da pochi metri che aveva da fare per il portiere. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Nuova azione del Porto che prova ad attaccare, vuole il gol del vantaggio. Intervento perfetto al momento giusto. C'è un minuto ancora da giocare. Prova a correre lateralmente il Barcellona. Ha spazio per tirare. Tiro respinto dal difensore. Siamo arrivati al verdetto più emozionante e anche più ingiusto, quello dei calci di rigore. De Jong. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Sta per calciare il primo rigore della serie. E c'è il gol! Ha rischiato qui calciando centralmente, sperava che il portiere si muovesse e così è stato. E c'è la parata! Portiere insuperabile su questo rigore. Rigore rischioso, ma l'ha messa. Ha optato per la conclusione centrale. Palla in rete senza problemi. È tutto pronto dagli 11 metri. Portiere battuto. Che parata di Ter Stegen. Ha sui piedi il rigore della vittoria. E lo sbaglia. Si prepara a calciare, se segna tiene viva la speranza. Trasformazione perfetta. È pronto dal dischetto. Il gol potrebbe dare la vittoria. E lo mette. Aveva una grande responsabilità addosso, ma non ha tremato.